Grande successo per la terza giornata del progetto Costruire la Donnità dell'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino di Favara. Il progetto Costruire la Donnità, giunto quest'anno alla seconda edizione, è stato fortemente voluto e portato avanti dal dirigente scolastico professoressa Gabriella Bruccoleri. Il progetto di ricerca azione e innovazione didattica promuove uno sguardo plurale sulla storia e gli eventi ed è volto a creare nuove consapevolezze sull'essere bambina o bambino oggi. Tante le sfaccettature del complesso universo femminile trattate, dal mito allo sport e l'alimentazione e dalla disabilità alla fiaba. Dopo i precedenti incontri dedicati ai connubi Donna e sport e Donna e alimentazione, quello di venerdì 21 febbraio 2020 è stato dedicato al tema Donne e disabilità. In questa occasione, ospiti dell'Istituto Guarino e della dirigente Bruccoleri sono stati la famosissima scrittrice Simonetta Agnello Orbi, autrice di numerosissimi libri divenuti best seller internazionali, e l'ispettore di polizia in pensione Annalisa Cianchetti. Oggi terzo appuntamento del progetto Costruire la Donnità qui al nostro istituto Gaetano Guarino che è sede del CTS, Centro Territoriale per il Supporto all'indica e Scuola Polo per l'Inclusione. Il primo appuntamento era stato dedicato a una riflessione eh, su donna e sport, poi abbiamo affrontato eh, donne e mito, eh, donne in alimentazione e adesso donne e disabilità. Era una riflessione profonda che hanno portato avanti i ragazzi nelle diverse classi a partire dalla scuola dell'infanzia fino ad arrivare alla scuola superiore che è stata coinvolta il Martin Luther King. Una riflessione che è stata portata avanti anche grazie alle testimonianze straordinarie di due donne che abbiamo voluto invitare oggi. La dottoressa Annalisa Gianchetti, già ispettrice di polizia e oggi testimonial dell'ISME e poi la voce straordinaria e limbida e forte della scrittrice Simonetta Agnello Orbi. Insieme hanno tessuto una giornata fatta certamente di narrazioni di sofferenza ma anche di narrazione di speranza che hanno esaltato la forza grande della parola la forza grande della scuola la forza grande della cultura che può riuscire ad abbattere frontiere a costruire i ponti i ponti dell'inclusione e i ponti della sostenibilità c'è stato questo incontro di donne di disabilità presso questo istituto Guarino e la preside Bruccoleri mi ha invitato e la ringrazio ho dato la mia testimonianza come donna Attiva nell'ambito lavorativo, eh, sociale e, e quindi devo ringraziare perché è stata una giornata molto emozionante. Ho parlato di me, del fatto che ho lavorato in polizia tanti anni, che in pensione poi mi sono eh, data all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che tra l'altro il 6, 7 e l'8 ci sarà la Gardenia di AISM. E essere disabili, essere donna disabili è vero, è stato faticoso, un percorso lungo, però grazie alla famiglia, alla fede, alla fine si riesce a, a, a superare ogni ostacolo. Vado sempre nelle scuole come priorità perché la gioventù è il nostro futuro, perché bisogna educare i ragazzi alla lettura. Al rispetto degli altri, alla legalità. e Le scuole italiane, sotto tanti aspetti, sono tra le migliori del mondo e ho girato il mondo da scrittore e da avvocato. Sono fiera di essere qui a Favara, che è il paese della famiglia di mamma, e fiera di essere di nuovo in Sicilia. So che i giovani siciliani sono pronti sempre a imparare e che, nonostante il famoso proverbio Cunesce e Rinisci, purtroppo è vero. Un siciliano se può rimane nel suo paese e fa del bene per la sua terra. Il progetto Costruire la Donnità prevede approfondimenti specifici sul tema delle educazioni alle pari opportunità e della prevenzione di ogni forma di violenza, disuguaglianza e discriminazione, in grado di superare gli stereotipi relativi ai ruoli femminili o maschili, i pregiudizi e i modelli sociali negativi. Tutti gli alunni hanno svolto attività, lavori e riflessioni in una condizione di continuità, orientamento e confronto con gli istituti superiori, l'Università Core di Enna, rappresentata dagli studenti tirocinanti e diversi enti ed associazioni presenti sul territorio. La giornata ha visto vari momenti con diversi alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado che si sono alternati in canti e riflessioni ed esiti di ricerca sul tema della disabilità. Hanno partecipato inoltre gli studenti del liceo socio-psicopedagogico Martin Luther King e si è esibito il coro delle voci bianche del Guarino diretto dalla docente Giusi Moscato. Poi c'è stato l'incontro con l'ispettore di polizia in pensione Annalisa Cianchetti e la scrittrice Simonetta Agnello Ornby. Hanno partecipato gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado che hanno discusso con l'autrice sui suoi libri Nessuno può volare e un filo d'olio. Nel corso della manifestazione c'è stato pure l'intervento delle docenti mamme. Stiamo lavorando su un progetto inclusione autorizzato dal MIUR che ci sta dando la possibilità di poter conciliare i tempi di vita e di lavoro. Perché oltre ad essere delle mamme, siamo anche delle docenti titolari fuori provincia. Quindi, senza diciamo, questo progetto, non avremmo potuto conciliare i tempi di vita e di lavoro e ci saremmo dovute quindi dividere tra lavoro e famiglia. Oggi, in questa giornata in cui si tratta il tema della disabilità e della donna, vogliamo essere esempio di forza, di coraggio e anche di riscatto perché oltre che essere delle mamme siamo anche delle docenti quindi impegnate nel campo del lavoro e vogliamo dare un contributo educativo alla società, questo è il nostro obiettivo. All'interno della giornata di oggi dedicata alla riflessione su donne e disabilità pubblicizziamo l'iniziativa di, della nostra scuola a spasso con i libri. Abbiamo avuto la possibilità di partecipare ad un bando ministeriale, eh, abbiamo eh, ricevuto questo eh, bellissimo finanziamento di circa 1300 euro che ci ha permesso eh, di comprare tanti libri e di promuovere attraverso una modalità originale, vedete questa bella macchina messa a disposizione da un grande docente che ringraziamo, il professore Baio, e che ci permette di promuovere la lettura con modalità certamente originali. Oggi naturalmente i libri che leggeremo sono quelli di Simonetta Agnello, che come detto poco fa partecipa all'iniziativa di oggi Donne e Disabilità. Simonetta leggerà insieme ai nostri docenti e ai nostri bambini parti particolarmente significative dei suoi libri e narrerà il suo rapporto con la disabilità, ma anche il suo amore per la scrittura e il suo amore per la narrazione.